Ah, che bello! Fai una ricettina con i carciofi, io li adoro. No, come sempre non capisci niente. Il carciofo è perfetto per il detox del fegato. Lo dici sempre anche tu? Sì, è giusto. Quindi, se mangio un carciofo al giorno, levo le tossine di torno. Ciao amici, sono Simona Vignali. Ci sono periodi dell'anno in cui capita di sentirsi fiacchi, stanchi. Capita anche a me. E a voi? Ieri mi sono accorta che per tirare avanti ho raddoppiato il numero di caffè. Di solito diamo la colpa allo stress sul lavoro, in famiglia, ai troppi impegni o anche al cambio di stagione. Cerchiamo di tirare avanti stringendo i denti finché le cose vanno meglio. Ma se vi dicessi che c'è un motivo ben preciso per cui succede e che potete fare qualcosa di immediato per stare meglio grazie alla mia sinergia di salute naturale? Sono tutto orecchi, basta che mi salvi dal carciofo! Mi raccomando, arrivate fino alla fine del video perché ho selezionato per voi un prodotto fantastico per risolvere questa situazione. E grazie a Vega Mega che sponsorizza il video di oggi. Per chi è nuovo sul canale, mi presento al volo, sono naturopata da oltre 25 anni e formatrice nel campo della salute naturale. La sinergia di salute naturale è il mio sistema, il metodo con cui ho aiutato ormai migliaia di persone a vivere più sane e più felici. Vi piace l'idea di essere sempre in forma e in salute in modo olistico? Allora mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma fatelo adesso per favore, così YouTube valorizza i miei video. Grazie. Ricordate la domanda di prima? La soluzione migliore si chiama detox o depurazione, come preferisco spesso chiamarla io. In particolare, la depurazione del fegato è indispensabile per avere salute, energia e forza vitale. Abbiamo la Montalcini del detox. Guarda che ne parlano tutti, tu cosa dici di nuovo? Oggi si parla molto di detox, in giro si trovano articoli e tutorial di ogni tipo. Anche al supermarket si trovano prodotti con la scritta detox sull'etichetta, detox di qua, detox di là. Ma vi posso assicurare che non è mai stato così, è un trend commerciale degli ultimi anni anche nei prodotti bio e naturali. In ogni caso, io sono contenta che si parli di depurazione oggi più che mai, poi con questo inquinamento globale, tutte queste tossine che beviamo, mangiamo, respiriamo. Ci sono tanti strumenti utili per liberare il corpo dalle tossine. Tisane detox a base di erbe, succhi a base di frutta e verdura, integratori, rimedi naturali specifici e diete detox mirate. Come dico sempre, però, bisogna fare attenzione a due punti importanti spesso tralasciati. Il primo punto riguarda la fisiologia del corpo. Dobbiamo sapere che il fegato è uno degli organi più importanti da depurare perché lui ha la funzione di filtro. Filtra il sangue di tutto il corpo per liberarlo dalle tossine. Non a caso è l'organo più grande, con il volume maggiore, forse proprio perché deve immagazzinare tutte le tossine che raccoglie dal suo filtraggio. E così depurare il fegato non è semplice. Se si liberano le tossine così, queste vanno in circolazione e poi si infiltrano negli altri organi del corpo. Questo è il motivo per cui, quando si fa un detox non controllato, si scatenano le cosiddette crisi depurative. Ma che fregatura! Ma perché succede? Il fatto è questo: le tossine non possono essere eliminate e uscire dal corpo se le altre vie d'uscita ed espulsione non sono libere. Sto parlando di intestino, reni, vescica, polmoni e pelle. È come avere un nido di vespe in casa, liberarlo per farle uscire, ma avere le porte e le finestre chiuse. E questo ci porta al secondo punto, il fai da te. Molte persone mi scrivono dopo aver provato a fare detox e mi chiedono aiuto perché non ha funzionato. In molti casi stanno anche male, con sintomi fastidiosi e difficili da risolvere, come per esempio bocca amara al risveglio, mal di testa cronico, nausea ricorrente, inappetenza, gonfiore, blocco intestinale e digestivo, dolori, pelle spenta e grigiasta. E alcuni sono più stanchi e affaticati di prima. Il problema è che facendo un detox troppo aggressivo, il corpo non ha fisicamente il tempo di espellere tutte le tossine. Alla faccia del detox, oltre al danno, la beffa. Ma allora uno che fa?
Nella mia esperienza, con la mia sinergia di salute naturale, si ottengono risultati migliori e più duraturi facendo un detox più dolce e graduale. Non bisogna invece usare quegli integratori, quelle tisane amare, quei succhi terribili che strezzano le tossine fuori dal fegato con una detossinazione troppo brusca. Senti, cosa fare allora? Bisogna sostenere la depurazione del fegato con i giusti rimedi naturali, così il fegato può eliminare più tossine in modo più fisiologico. A me piace molto questo integratore, si chiama Liver Refresh e lo trovate sul sito VegaMega. Ha una formula intelligente che sostiene le funzioni del fegato senza aprire le dighe delle tossine, ma con un'azione ben bilanciata. Contiene estratto di cardo mariano e altri principi attivi epatoprotettori come l'estratto di carciofo. Consiglio spesso il cardo mariano perché ha un impatto più graduale ma altrettanto efficace di altre erbe. È un po' come strizzare una spugna con molta forza e strizzare l'acqua, quindi le tossine dappertutto, oppure strizzarla più dolcemente e fare defluire l'acqua e le tossine nel lavandino e nello scarico. Liver Refresh è ricco di molecole amiche del fegato, provenienti da lampone, barbabietola, curcuma, e contiene anche dei precursori del glutatione, uno degli antiossidanti naturali più potenti in assoluto. Gli antiossidanti servono a bloccare l'azione nociva delle tossine e dei radicali liberi. Contiene anche aminoacidi e altre sostanze nutritive che supportano la funzione del fegato e degli altri organi emuntori, cioè deputati alla depurazione. Come sempre, gli amici di VegaMega offrono uno sconto a tutti i miei followers. Basta utilizzare il link che trovate in descrizione e potrete avere lo sconto sul vostro primo acquisto. Trovate il link al sito e al prodotto Liver Refresh in descrizione qui sotto. Bene, ora che sapete che c'è un modo sano e naturale e non traumatico di depurare il fegato, è il momento di condividere questo video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Dove? Listi. Finito.